Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Francesca Pascale e Paola Turci. Un amore che ha fatto sognare e emozionare, ma che purtroppo si è concluso con una separazione annunciata pubblicamente. Dopo 2 anni di matrimonio in Toscana, le due donne hanno deciso di prendere strade diverse, nonostante l'affetto che le lega vada ben oltre il legame di coppia. Francesca Pascale ha recentemente rilasciato un'intervista esclusiva al settimanale Gente, in cui ha parlato apertamente della fine della sua relazione con Paola Turci. Il matrimonio è stato bellissimo, ma bisogna arrendersi alle evidenze. Quando il sentimento non è reciproco, bisogna accettarlo per evitare di farsi del male, ha dichiarato con sincerità. La Pascal non attribuisce colpe alla sua ex compagna e al momento non pensa a un nuovo amore. Preferisce concentrarsi sui suoi errori e sulle sue esperienze passate, riflettendo sulle lezioni apprese. Ha ammesso di essere sempre stata in coppia fin da giovane e ora sente il bisogno di capire se stessa e le sue esigenze. Durante l'intervista, Francesca Pascale ha anche parlato della sua relazione con Silvio Berlusconi, rivelando dettagli intimi e curiosi. Ha raccontato di essere stata gelosa e di aver vissuto momenti complicati con l'ex presidente del Consiglio. Tuttavia, nonostante le difficoltà, guarda al futuro con speranza e desiderio di realizzare il suo sogno di diventare madre. La Pascal ha confessato di pensare spesso a un figlio, anche se non ha ancora deciso se affrontare questa sfida da sola o in coppia. Desidera avere la libertà di fare scelte, senza dover confrontarsi con le limitazioni imposte dallo Stato. La sua determinazione e la sua voglia di crescita personale emergono chiaramente dalle sue parole. Dimmi se la tua forza interiore